tanti ritornelli. Buonasera, buongiorno, ciao, buonasera, ciao Paola, come stai? Sono benissimo. Allora, sono ieri è partita la nuova stagione di ritornelli. Sì. Cosa ne dici? Cosa dice il nostro pubblico? Ci hanno contattato? Qualcuno ci ha molti detto? SMS e molte mail che sono arrivate alla mail di ritornelli, perché va a ruba veramente sia l'angolo delle dediche, che come ho sempre detto soddisferemo se voi manderete le vostre richieste con largo anticipo, sia l'angolo del conosciamoli meglio. Conosciamoli meglio di e quelle tra domande sono arrivate per i nostri artisti. No, già sono arrivate le tutte domande. Tutte proponibili. Ma c'è stata una signora che mi ha scritto proprio una cosa ieri sera e mi ha scritto una cosa bellissima, ha detto: meno male che siete ritornati, perché adesso i sughini ascoltando voi mi verranno ancora più buoni. Ma ci pensi? Veramente quello che ha detto anche il nostro chef pluristellato Moreno Jacopoli, esatto, a Villa Rita, dove ci troviamo, noi ci troviamo qui a Villa Rita, ha detto: ehi, quando sento voi io cucino meglio. Creo. E poi lo mettiamo in pratica, perché noi andiamo a assaggiare, quindi che dopo è finito. Infatti siamo molto in forma, no? Cioè, io fossi in te mi metterei a ballare un po' di rock per smaltire. Ma dai, dai, lo facciamo. Lo facciamo con Nino e Delinos. Dai. E vai, Rock Collection. Proseguiamo, ritornelli, riprendono i ritornelli con la bella musica. In questo caso si tratta di Federica Cocco, che ha militato per tanti anni con l'orchestra Bagutti, e adesso vediamo in questa sua nuova produzione che si chiama Amaria figlia del sud. Bellissimo videoclip girato un po' ai trulli di Alberobello, un po' in giro, insomma è una cosa molto bella. La guardiamo insieme e allora vai così, Federica Cocco. Siamo le onde del mare, grano e sale.
E adesso arriva Enrico Fagioni con la sua canzoncina. Questo è rimasto invariato. Perché? Perché Enrico Fagioni ne fa talmente tante di queste canzoncine popolari, e devo dire che anche da parte di alcuni amici ci fanno sempre complimenti. Vero. Perché dice, è molto carino perché si discosta, va a trovare queste vecchie canzoni, e poi lui è bravissimo. Allora, Enrico Fagioni con la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Buongiorno a tutti, anche oggi si va di stornelli romani. E qui sulla spiaggia di Capocotta ci sono due figli di una signora. Giocano a palla, fanno schiamazzo, stanno proprio a rompere. Au, 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 che cocomeri che c'ho. Au, 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 questa frutta chi la do? Rimaniamo a Roma, di storia si parla oggi. Nerone chi era amante della biga, montava su e ci andava a briglie sciorte. Poppea diceva Dio ti benedica, non ti ferma a cercare, anda più forte. Questa dote mi confermi, ma sur meglio tutte fermi, risponde Nerone. Non mi fermo mica, mi si è sfilato l'asse dalla biga. E dai le tacco e dai le punte, quanto è buona la sora, sunta tira lo spago, spingi la sega, buonasera, buonasera. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. E arriva la rubrica Jukebox Danny, che è una rubrica che praticamente fate proprio voi da casa. Sì. E quindi vediamo un po' che cosa c'è è oggi. È arrivato un bellissimo SMS tanto amato da Luciano Nelli, che proviene da Savona, da Federico per Elisa. Ciao ritornelli, dedico alla mia ragazza Elisa il vostro bel video di Berlino Sogna con me. Ah, che bello. Il testo è veramente forte. Complimenti e grazie, Federico. Infatti questo video lo girammo diversi anni fa, esattamente proprio. Nel 2012. Nulla sfugge giustamente alla nostra redazione, alla mia memoria un po' di più. Sogna con me, Luciano Nelli e Paola Belloni. In effetti questo è un brano che abbiamo sempre detto lo vedremo bene in un musical. Esatto, e poi questo brano ha partecipato tra l'altro anche a un festival nazionale della musica da ballo. Insomma è stato un bel successo e ha dato il titolo anche a un mio album. Sì, e allora, Sogna con me. Sogna con me. Anzi, scusa, non Sogna con me. Jukebox dediche. Sogna con me. Sogno, in questo sogno ovunque andrai io ci sarò. In questa vita con te danzo perché sei il ritmo, sei l'armonia di felicità. In questo sogno abiterai per sempre con me. Mm-hmm.
mente ogni volta che tu avrai bisogno. In questo sogno, ovunque andrai, io ci sarò. Da questo sogno non mi sveglierai. E a luna rossa me parle te. Arriva Eli, bella e brava, da Grosseto, che ci fanno ascoltare. E ci sono ascoltare. I notturni con lei? C'è anche notturni, luna rossa. E a luna rossa me parle te. Io le domando si aspetta a me. E me risponde che io vuoi sapere. Che non c'è sta nessuna, io chiamo non me per te vedere, ma tutta gente che parla a te risponde tardi che vuoi sapere, che non c'è sta nessuna. Luna rossa, chi me sarà sincera? Luna rossa, se ne chiuta la tazzera senza me vedere, io dico ancora che aspetta me. Ora un balcone stanotte tre e prega sante per me vedere, ma non c'è sta nessuna, io chiamo nome per te vedere, ma tutta gente che non c'è sta nessuna. E a luna rossa me parla te, io le domando si aspetta a me, e me risponde che vuol sapere, che non c'è sta nessuna. Non c'è sta nessuna. La nostra rubrica conosciamoli meglio, per ora andiamo con le domande che abbiamo già preparato, però poi dopo piano piano voi ce le dovete mandare proprio voi. Quali domande volete che facciamo ai nostri ospiti? Così li conosceremo meglio. Vai con la sigla, conosciamoli meglio. Canto così, dall'emozione il mio mestiere. Ma come sono felice nel salotto di Ritornelli, noi siamo onorati di avere Stefania Cento. Sono felicissima, ben veramente. Arrivata Stefania, sei un monumento di interprete. Ma per carità. Con le gambe più lunghe. Hai visto qua? Oggi con la tutina rosa. Con l'abito lungo, la tutina rosa, insomma, perché almeno siamo felici di essere tornati. Un po' estive ancora, adesso che si sta avvicinando l'inverno, dai. La tua città natale, Cento? Cento, è sì. Felice? Perché tu hai preso questo nome come noto? Guarda, la verità è un'altra, nel senso, quando io ho iniziato con Paolo, lui mi ha detto, ovviamente, Paolo Limiti, esatto, Paolino, e mi ha detto, Stefi, ma questo Nannini, perché il mio cognome è vero, Nannini. Stefania Nannini, no? E mi ha detto, ma questo Nannini però sai un po'...
pericoloso, nel senso, sai, Giannanni, certo, suo fratello, il pilota, sì, la giornalista, la famiglia, eccetera, tutta, insomma. E allora, ma di dove sei? Io sono di Cento di Ferrara. Paolo era di una cultura fuori misura, ma geograficamente era abbastanza ignorantino, ma lui lo ammetteva. Oddio, è lontanissimo. Ma Paolo, ci vuole 2 ore a venire a Milano da Cento, non è che ci sono. Però Cento mi piace. Suona già bene. Con Cavicchi io lo utilizzavo ogni tanto, però ormai mi conoscevano come Stefania Nanni. Certo. E allora poi Paolo l'ha adottato come Stefania. Che adesso i miei concittadini centesi lo sanno benissimo, io dico la verità, è stato fatto ovvio anche per quello, certo, ma soprattutto per un suono. Ecco, per un suono, perché è vero, suona molto molto bene. Suona bene. Hai parlato di due personaggi importantissimi, Paolo Limiti, ma lo vorrei approfondire poi in un'altra puntata. E invece il maestro Giuliano Cavicchi nella tua vita, in che anno sei entrata almeno tu con nella sua? Giuliano nell'84, ero, non avevo nemmeno la maggiore età, avevo vinto il Festival di Napoli l'anno prima, qualche mese prima, e il cugino di Giuliano Cavicchi gestiva il Ruff, il bar del teatro di Borgatti di Cento. Io andai insieme a Daniele Piombi a fare uno spettacolo, grandissimo amico Daniele. E il cugino mi sentì cantare la canzone con la quale avevo vinto questo festival a Napoli, no? Da ragazzina, e chiamò Giuliano e ha detto che stava cercando una cantante, no? vedi le fortune, però. E allora mi venne a sentire e ha detto: qui c'è da rifare tutto, sei troppo giovane. Avevo 17 anni, cioè io non conoscevo il repertorio, io cantavo chiaramente Ti amerò di Bosè, hai capito? Cioè, non è che cantavo gli standard americani. Lui mi prese e io sono rimasta con Giuliano 14 anni, ho girato l'Europa, ho fatto di tutto con lui. Insomma, ad alti livelli. Io vorrei far vedere una cosa che è andata in onda su Rai 3, un incontro. Un incontro che vinse il Festival delle Orchestre di Trento. Che bello, sì. Stefania Cento col maestro Giuliano Cavicchi. Da ragazzina. Da lì partì tutto. Sì, partito tutto. Siamo noi. Se la... Ma no, non sono il fagione. Ma non è però la canzone è Dove vai? Dove vai? Allora, ma dove vai? Ma del maestro Mario vai? Riccardi. Il nostro grande amico Mario Riccardi, che ci fa ascoltare, editato dalle edizioni Borgatti, appunto questa. Dove vai? Dove vai? Mario Riccardi.
con il pianoforte ogni volta che ti va. A me piace con la chitarra, a me piace con la chitarra. Puoi suonarla con il vibrafono, la marimba o lo xilofono. Una cumbia fa sempre comodo, una cumbia di qualità. Dove vai se la cumbia non ce l'hai? Dai, vieni qui da me, dai, vieni qui da me. Dove vai se la cumbia non ce l'hai? Dai, vieni qui da me, questa è dedicata a te. Ciao a tutti, è stato bello essere con voi anche oggi. Come vedete, stiamo piano piano riprendendo confidenza con la realtà. È il secondo giorno della nuova edizione dei ritornelli. Noi ci vediamo domani, come sempre, gli orari li sapete, votate la canzone regina e buona musica. Buona musica. Ciao. Buona musica. Quanti ritornelli